Oh, buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera, bentornati tutti in questo bellissimo format, ovvero domande in pigiama. Sto parlando già troppo nel microfono, devo comprare un pop filter, me l'avete chiesto in 300, cioè me l'avete ordinato in 200. Intanto mi guardo lì per vedere se sono abbastanza brutto in telecamera, così forse è ancora peggio. Comunque, ho raggruppato come sempre un pochettino di domande e quindi adesso risponderò. Incredibile. È uscito ieri il remix di Bandido e Extendo Drill. Se non l'avete sentito, andate a sentirlo, ma è impossibile perché è una mina. Quindi, cominciamo subito. Tutti mi chiedono in che città sei, non lo dirò mai. Per non farmi venire a prendere a casa da Pachi. Poi Antonio mi chiede: hai intenzione di costruirti uno studio? Questa domanda mi sa che è un pochettino vecchia perché alla fine l'ho costruito. E in realtà non è ancora al 100%. Dico sempre che voglio finirlo, voglio sistemarlo, ma non lo farò mai. Ah, come sempre, rimando sempre tutto, incredibile. Album dell'anno fino ad ora, questa domanda però è di giugno, ve lo dico, quindi è un pochettino vecchia. Fino ad ora, cazzo, dovrei pensare fino a giugno, perché sennò avrei detto quello di Salmo, che mi è piaciuto tanto. Devo pensarci. Ok, ho consultato velocemente internet per capire quali album erano usciti fino a quel momento per rispondere al meglio a questa domanda incredibile. E visto che Fastlife 4 di Gué Pequeno è uscito il 9 aprile 2021, posso confermare che a giugno 2021 l'album dell'anno era Fastlife 4. In realtà lo è ancora per me. È un album incredibile a livello di produzione, a livello di come ha cantato Gué dentro. Ha rappato veramente di Cristo, raga. È uno dei migliori album. Anche se in realtà non so se è proprio un album, mi sa che era più una specie di EP, però vabbè, è una mina fortissima. Viaggio Colangelo mi chiede perché non porti dei video dove spieghi come vendere beat o farsi notare e crescere. In realtà c'è un'idea fighissima che sto, diciamo, sviluppando nella mia testa e che devo mettere in pratica realmente, che tratterà proprio un argomento di questo tipo. Quindi preparati perché a breve farò appunto questa serie molto molto interessante, sempre se riuscirò appunto a pensare a tutto e metterla effettivamente in atto, perché non è proprio semplicissimo, però a breve lo farò. Gaetano Secondulfo mi chiede il basso lo fai ad orecchio? Fra sempre sempre sempre, però se non ci riesci ho fatto due video. Io due ne ho fatti, fra due, perché ogni volta che ascolto i beat venerdì, tutti mi mandano sempre i beat stonati. Ho fatto due video. Il primo è un pochettino più vecchio, il secondo è più nuovo ed è fatto molto bene. Quindi ti prego, guardalo. Cioè, non solo tu, tutti guardatelo se avete problemi a fare i bassi. Michieleva mi chiede un'alternativa a Omnisphere. E sinceramente credo che Omnisphere sia molto completo. E cioè, lui, diciamo, dentro ha un sacco di robe che possono andare dal sample etnico del flauto registrato in Africa alla tastiera o Rhodes, robe così, no? Quindi è abbastanza difficile. Un'alternativa a Omnisphere è quasi impossibile da trovare perché appunto è un VST che per quello che costa ti direi Kontakt, che però a livello di prezzo sicuramente ti va a ammazzare, perché ovviamente Kontakt lo devi comprare a parte più Bank, quindi è una bella spesa. Poi dipende, cioè può essere anche che tu non lo compri, però io non, cioè nel senso. Plugin DFL Studio carino per fare melodie. Fra tutti quelli che ci sono dentro in realtà sono interessanti, tipo Armor, Morfine, Sakura, sono tutti fighi, ognuno ha un tono particolare. Io ogni tanto li uso quando magari non ho i VST, diciamo, completi anche. Gerbeo che mi chiede periodo drill. Sì, fra è il periodo drill. Come ti sei avvicinato al mondo della musica? Atanasio Paolo. Allora, io l'ho sempre ascoltata, tipo rap, robe così, quindi ho cominciato con Jamie Tights e Madman nel lontano 2012, 13 facciamo, forse 14. Quindi ho cominciato a sentire Jamie Tights, QVC, quelle robe là. Poi grazie anche agli youtuber, perché seguivo molti youtuber, ad esempio, ne so, Dread, Ron, eccetera. Ho cominciato ad addentrarmi anche nel mondo un pochettino tipo no copyright music, che in realtà è solo roba EDM, quindi adesso faccio un esempio gigantesco, Alan Walker, che è uno di quelli più mainstream, però non è che ascoltavo solo lui, ho ascoltato un sacco di robe, come ad esempio Vicestone, più che ne so, Proximity, il canale Proximity, ho ascoltato tantissima musica da Proximity. Stessa cosa anche perché seguivo il mondo del trick shooting, quindi molte canzoni ad esempio Logic ho cominciato a sentire. Quindi ho fatto dei periodi in cui alternavo ad ascoltare EDM, rap italiano, questo principalmente. Poi se mi volevi chiedere come mi sono avvicinato al mondo della produzione, vabbè, quella è completamente un'altra domanda. Ci ho già risposto, credo forse sia nel primo che nel secondo Q&A, questo è il terzo, se non lo sapete c'è scritto nel titolo, eh. Artista che ascolti principalmente, sinceramente non ce n'ho uno che ascolto proprio fisso. Fino a un po' di tempo fa ti avrei detto che Sfera Ebbasta mi piaceva molto, adesso ha fatto un po' come... Quindi mi sta piacendo un po' di meno, però ascolto veramente tutto quello che mi capita. Adesso ad esempio ultimamente sto ascoltando molto Gué, Jamie Tights pure ogni tanto, quindi faccio un po' periodi quando mi gasa un pochettino più una roba rispetto a un'altra, però in questo momento sto ascoltando tanto tanto Gué.
Vittorio mi chiede cosa faccio se il mio mix è sbilanciato a livello di frequenze. Beh, sicuramente l'equalizzatore si chiama così per un motivo, quindi sicuramente fa il caso tuo come strumento. Ovviamente non credo di averci fatto un video completo, però adesso mi ricollego a un'altra domanda di un altro ragazzo che adesso non ricordo il nome, però l'ho già letta, che chiedeva: ci fai un tutorial di 20 minuti per FL da principianti? Diciamo che più che un tutorial da 20 minuti, in questi mesi ho sviluppato un corso da 9 ore che devo droppare a breve, cioè l'ho detto tipo 10 mesi fa, a breve lo droppo, poi mi sono messo a riflettere, ho detto però boh, cioè questo corso com'è, secondo me, cioè spacca, non spacca, ve lo giuro che è una delle cose più pesanti del mondo, cioè sono stato lì le notti a registrare, registravo, poi la notte editavo tipo 3 ore di rec. È stato buono il fatto che non l'ho droppato subito, perché col tempo sto pensando ad aggiungere sempre cose, a fare correzioni, quindi a breve credo che lo dropperò su una piattaforma molto famosa di corsi. Poi Ryan.wav mi chiede perché hai scelto proprio il nome Termi, adesso lo spiegherò adesso e poi basta, anche perché siamo arrivati a 15.000 iscritti e non ho fatto nemmeno uno speciale. L'ho scelto perché nel lontano 2000 e non me lo ricordo, stavo in vacanza al mare, giocavo a Nintendo con la famosa R4. Ed è illegalissima, sì, è illegalissima, però comunque c'è. Bisognava avercela per giocare a Nintendo. E quindi c'avevo COD 4. COD 4, ok? E giocavo con un ragazzo che ho incontrato al mare in multiplayer. Comunque eravamo 2, 3, ma al massimo 4 ragazzi che giocavano tutti insieme. Ci avrò avuto, non so, 10 anni, 12 anni. E quindi praticamente io, senza saperlo, perché c'era scritto in inglese o in russo forse, c'erano scritte delle robe quando io avviavo il gioco. E mi ero messo le hack, senza saperlo, mi ero messo le hack che non morivo. Questo ragazzo faceva: no, è impossibile, fra, cioè perché non muori? E noi giocavamo, ci sparavamo e io non morivo mai. E quindi da lì è partito il nome Terminator, che era una roba, boh, che mi era rimasta in testa, quelle robe lì, no? Quell'immaginario lì, quel personaggio lì. E quindi io automaticamente mi ero dato questo titolo grazie all'utilizzo di hack nel gioco. E poi da lì è stato accorciato con gli anni per farlo più semplice. Se andate però nel link del canale è molto probabile che si chiami ancora con il nome iniziale. Qua poi c'era Prodafter che mi chiedeva quando prossima live su YouTube. Tutti i venerdì mi trovi sempre su YouTube. Ogni tanto mi trovi pure su Twitch, però ogni volta dico devo cominciare, devo cominciare, poi non riesco tanto a farlo perché preferisco sempre produrre da solo, diciamo, per i fatti miei. Produrre in diretta con altre persone non è così facile, perché devi stare lì, devi intrattenere, devi pensare che devi fare il beat. È un po' complicato, cioè per me rimane un po' complicata come cosa. Mi piace quando poi comincio a farlo, però mi sento sempre un po' forzato quando sto producendo in diretta con altre persone. Devo lavorarci. Prima o poi ci passerò sopra, che ne so. Poi c'è Matteo Pedrazzi che mi chiede quanto pensi di essere migliorato rispetto a un anno fa. Fra tantissimo, tantissimo. Cioè non so dirti che quanto tantissimo, ma tantissimo. Tanto, 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 fra. Questo è stato anche grazie alla realizzazione del videocorso, perché ho avuto modo, diciamo, di chiarirmi le idee su molte cose mentre lo realizzavo. E quindi credo che anche quella roba lì mi abbia aiutato tanto ad avere una visione più chiara di quello che sto facendo. Ho imparato tante cose, ho imparato un pochettino di teoria, ho imparato tante tante robe. Quindi molto. Qual è il metodo per fare sample fighi fighi? Mi chiede Prod Rebar. E Prod Drebar, mi sa, non Drebar, scusami. E credo che sia giocarci tanto, fra. Devi stare lì, tipo, cioè, dipende, ognuno credo che ci abbia i suoi tempi. Io ci metto dai 5 minuti ai 25 giorni. Dipende da quanto mi ci metto a cazzeggiare. Prima ci apro Looperator, Shaperbox, Grossbeat, FL Track. Ci provo un effetto, poi ce ne provo un altro. Poi faccio una roba, poi cambio il suono. Poi beh, capito, faccio un po' di tutto. Quindi ci devi perdere tempo. Poi dipende se tu lo senti completo, ti puoi pure fermare. Io invece ho una malattia in cui dico sempre: però potrebbe essere meglio. E quindi non finisce mai, non finisce proprio mai, 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 mai. Miglior drum kit del momento, mi chiede Junkie Dama. Ma assolutamente i miei, fra, assolutamente i miei. No, no, scherzo. Però sinceramente uso, devo essere sincero, proprio super sincero, non è una pubblicità, non andate a comprarli. Io sto utilizzando principalmente i drum kit che faccio io nell'ultimo periodo e poi qualcosa magari di Hardist così ogni tanto e qualcosa che trovo tipo che ne so su Reddit, quelle robe lì, no, lo sappiamo tutti. Molto raramente comunque mi metto a scaricare drum kit nuovi, raga, molto raramente perché ce n'ho già troppi. Quindi principalmente se devo usare qualcosa, il principale c'ho i miei, Kashmir e Hardist ogni tanto. Manuel B mi chiede: finora quanti soldi hai fatto con la musica? Lo potresti definire come un piccolo lavoro? Sì, molto piccolo, molto 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 piccolo, fra, molto. Se vuoi avere delle stime proprio grandissime, posso dirti, cioè non so se vuoi contare anche YouTube, eccetera. Se vuoi contare solo la musica, quindi solo BeatStars, solo beat, posso dire che penso, adesso non lo so, però cioè contalo in 2 anni vendendo beat e basta, credo di aver fatto più o meno 500 euro, ma standoci molto molto larghi. Non lo so, però dovrei controllare, solo che non avendo pagato nemmeno l'abbonamento di BeatStars,
Beastars, per farti capire, non posso guardare le stats delle mie vendite, quindi non so quanti bit ho venduto. Credo comunque che più o meno sui 500 ci sono arrivato. E pubblicando un pezzo solo su Spotify, che poi è stato pure tolto, ci ho fatto 12 euro in stream. Ho ripagato praticamente quanto ho pagato per metterlo su Spotify. Bello. Comunque, Alessandro Delo mi chiede: dimmi la tua collaborazione ideale. Fra queste domande io le odio perché non sono capace a rispondere. Cioè, mi chiede prod, feat, titolo della canzone. Cioè, titolo della canzone credo che sia difficile da metterlo prima di avere il testo, fra. Quindi, dico, due artisti con cui vorrei collaborare al momento, produttori, sono Mace e Andre Hitmaker. E feat, Salmo, Guè, Lazza. E Marra, titolo della canzone non ce l'ho. Comunque anche oggi siamo arrivati alla fine di questo video. Stavo cercando se avevo qualche altra domanda, ma credo di aver risposto ad abbastanza domande per questo video. Così almeno non sapete troppe cose su di me e non potete stalkerarmi. Andatemi a seguire su Instagram se volete farmi delle domande anche voi. Ogni tanto faccio questi Q&A, molto raramente. Per il resto ci becchiamo nei prossimi video. Sto facendo una prod di una canzone molto molto interessante di Sfera Ebbasta. Vediamo se qualcuno riesce a indovinarla nei commenti. Iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace se questo video vi è piaciuto. Così mi vado a tagliare anche questi capelli orrendi, se mi lasciate un abbonamento magari al Patreon che trovate in descrizione. Se volete acquistare i miei beat su Beatsters, sempre in descrizione. A breve ricaricherò i drum kit perché molti mi stavano scrivendo: fra, dove sono finiti i drum kit? Non ho pagato l'abbonamento, fra. Non ho pagato l'abbonamento, fra. Bella, raga. No, lo devo rifare da capo.